Ci siamo amici sportivi, buonasera e bentrovati in linea calcio speciale Champions con i colori e gli stemmi che sono alle mie spalle di due grandi club, il Napoli, il nostro di riferimento, e i Rangers di Glasgow di Giovanni Van Bronckhorst, tecnico d'ex grande calciatore olandese che ieri ha espresso tutte le sue ragioni nella conferenza stampa prepartita e insomma è stato molto chiaro lui che è il tecnico di una squadra che viene da un pareggio nella Premiership scozzese. Ha ciuffato all'ultimo secondo contro il Livingston, che squadra tutt'altro che trascendentale, che vive il momento più difficile della stagione, e dice: caspita, ci capita il Napoli, è come scalare una salita tra le più impegnative e difficili, ma ci proveremo. Dal canto suo, Luciano Spalletti ha anticipato con il Ciolito Simeone, che intanto va accaparrando i cuori di tanti appassionati, di tutti i tifosi della maglia azzurra, che questa sera ci saranno delle novità. Tra poco vedremo subito la formazione, che è già ufficiale, delle rotazioni che sono imposte da questo calendario fittissimo di incontri, perché dopo questa mancheranno 5 partite alla sosta del 12 novembre, quella imposta dal campionato del mondo che seguiremo, ma che sarà privo della nostra nazionale. Servono assolutamente i 3 punti per arrivare a quota 15 alla sfida successiva di Anfield Road contro il Liverpool. Naturalmente siamo attentissimi a quello che faranno i Reds sul campo dell'Ajax. Buonasera e bentrovati ai nostri ospiti. Parto da sinistra, come di consueto anche il lunedì, Salvatore Caiazzi. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Corrado Saccone in maglia rosa. Maglia rosa, dai, per cambiare un po'. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ti sta benissimo la maglia rosa, grazie. È ben augurante la tua presenza. Quando ci sei il Napoli fa sempre grandi prestazioni e vince anche. Arturo Minervini, buonasera Arturo. Buonasera, buonasera. E poi il capitano, le buone abitudini non devono mai essere cambiate. Ciao Jenny, come va? Ciao Silver, buonasera, tutto bene, grazie. Primo in classifica nel campionato primavera con il suo Benevento, in attesa della sfida del weekend con il Pisa. Ti faccio subito una domanda, poi andiamo allo stadio, perché la nostra iperattiva Italia ieri ha fatto il giro del mondo, volando in 80 secondi. In 80 secondi, volando da Castelvolturno al Maradona, dove ha sentito quelli del Napoli, poi si è intrattenuta con quelli dei Rangers, poi ha fatto la capatina sul terreno di gioco per controllare che tutto sia in ordine. Cosa vuoi dire? Vuoi fare una battuta? Ti vedo. No? No, no, ha fatto anche una cortesia a me che poi sveleremo a mezzanotte, perché... A mezzanotte che cortesia? Sveleremo la cortesia che mi ha fatto. Ma lo svelerai a mezzanotte? O a mezzanotte? No, svelerò a mezzanotte perché dovrò fare una cosa che tu sai. Ok, vabbè, poi piano piano ragionando ci arriverò. Allora Jenny, come si affronta una partita così quando di fronte ci sono quelli più bistrattati del girone? Perché i Rangers mi pare abbiano segnato solo una volta, passando in vantaggio al Liverpool prima di prenderne 7. Non male, eh? E in campionato sono a 4 punti dai rivali storici del Celtic Glasgow. Sembra sulla carta tutto facile, ma questa è la Champions League. Assolutamente, no, effettivamente se parla di partite di un certo livello, no? Quindi è normale che il Napoli la deve affrontare come ha fatto fino adesso, con la mentalità giusta. Ci sarà qualche cambio, che poi tra virgolette è come se non fossero dei cambi, perché sono titolari a tutti gli effetti, quindi è normale che sicuramente non la prenderanno sotto gamba, perché nella testa adesso hanno la voglia, il divertimento anche nel fare certe cose, e lo stiamo vedendo, quindi cercheranno il risultato pieno fino alla fine, ovviamente facendo attenzione a alcune situazioni che fa il Rangers. Soprattutto Silver, perché ci sono calciatori che in campionato non giocano, esatto. Vedi Østergaard, ma neanche in Champions. Ci sono Raspadori e Simeone che nelle ultime due non hanno giocato, hanno giocato poco, perché comunque il buon Osimhen si è ripreso la scena. C'è Elmas che dopo le lamentele attraverso i social sta avendo sempre più spazio e oggi parte titolare, e quindi è, però sì. C'è un perno. No, però fa ridere, un perno, no? Salvato, lo botteca questa è una squadra di riserve, nel senso, guarda che livello. Eccola la squadra, vediamo, il Napoli scenderà in campo così, con Meretta a difesa della porta, Di Lorenzo, Østergaard che fa ritornare nella sua posizione di inizio campionato Kim, e Mario Rui a sinistra e non Oliveira, in mezzo al campo Lobotka con ai lati, Ndombele, anche questo è necessario affinché questo calciatore possa continuare e completare la sua crescita, perché è un giocatore comunque di qualità e di quantità, Elmas,
Dario Marcolin o Montervino lunedì diceva: abbiamo capito finalmente qual è la posizione, sì, di Elmas. Montervino è mezzala, è una mezzala assolutamente, e non davanti, anche perché l'abbiamo visto dovunque. Quindi girando, prima o poi, tu poi sei un esperto, perché tu hai fatto il... Beh, esperto, del ruolo, diciamo, dei tanti ruoli. In porta hai giocato dappertutto. Quindi. Sì, no, quello è vero. Forse è la posizione che più gli si addice, no? Perché noi l'abbiamo visto sotto punta, l'abbiamo visto esterno, l'abbiamo visto anche in un 3-4-3, un 3-5-2 con Gattuso esterno totalmente a sinistra che faceva il quinto, quindi l'abbiamo visto un po' dappertutto senza avere davvero una... Anche molto bene, forse a San Siro in semifinale di Coppa Italia d'andata con l'Inter giocò largo. Beh, però difficilmente ricordo una prestazione di alto livello. Forse l'anno scorso nel finale ha fatto, sì, qualcosa di importante. No, lui segna, lui ha questa capacità di far gol. Che però credo che questo sia il ruolo adatto all'Olimpico. Ci è andato vicino. No, allora, mi chiedo, e poi dobbiamo andare da Italia. Sì. Che ci no, ma secondo voi, se non ci fosse stato l'infortunio di Sirigu, avrebbe avuto una chance? Pensate, avrebbe giocato io meglio. Credo di no. Per me, cioè, se, non lo so. Ma è un regalo che lo faceva, dai, ci stava. Ma davanti Politano, Raspadori, Simeone, l'ha beccata, l'ha presa Italia Mele nella sua previsione pre-gara. Raspadori in campo e non dal primo minuto, ecco, in questo assetto con Simeone e Politano, è un esperimento anche piacevole da seguire. Italia, la linea a te, vedo Maurizio Zaccone, vedo l'amica di Salvatore Cagliazza Salomè, ci sono tutti gli, insomma, quelli che tra pochissimo entreranno. Ciao Ita, ben trovata. Ciao Silver, buonasera, ben ritrovati a tutti, la notte delle stelle che si ripete qui allo stadio Diego Armando Maradona, una partita che apparentemente, come tu hai già anticipato, potrebbe sembrare avere un significato limitato, invece no, perché conta tantissimo. Il Napoli vuole arrivare allo scontro con il Liverpool con 15 punti in saccoccia e quindi stasera si gioca per vincere. E allora abbiamo tantissimi ospiti, anche Pietrangelo Cherchia, che forse non era preso dall'inquadratura prima, che aspetta di salutarti. Io innanzitutto, per dovere di ospitalità, partirei con la collega Giorgiana, che anche oggi è qui al Maradona per seguire il Napoli. Kvaratskhelia lo sa perfettamente, non parte titolare, ma soprattutto ci racconta di quanto è stata una vera e propria invasione di georgiani che ha incontrato lungo il tragitto per arrivare allo stadio Maradona. Sì, anche stasera ci sono tanti georgiani, buonasera anzitutto. Da Roma sono partiti anche qui, che mi è sembrato un po' strano, pensavo che poi tornavano in Georgia, però no, sono rimasti, hanno visitato sicuramente la città e dove mi giro sento il georgiano, praticamente mi sento a casa, lingua facile, in poche parole. C'è anche un episodio sgradevole che è accaduto all'Olimpico, ma di questo faremo parlare dopo Salomè, perché voglio invece dare voce ai tifosi, oltre che ai nostri amici. Allora, ben ritrovati, sì. C'è anche l'avvocato Claps che si allontana nel frattempo, fa il timido. Insomma, la formazione Ita, l'abbiamo... Ita, scusami, sì, se ti interrompo, poi sì, ti lascio gli avvocati. È stata una settimana tennistica, ma hai Nicola Pietrangeli alle spalle. Girati un attimo. Nicola, sì, l'ho visto. Salutalo, io a me sembrava più che altro... Guarda, ti sta sorridendo. Certo che lo saluto. Assolutamente, l'avevo visto. Io, più che Nicola Pietrangeli, veramente l'avevo associato a un signore che ha la fortuna di avere una bellissima barca, il tempo lo consente e va a mare tutti i giorni, vero? Giusto, il tempo è permettente, allora mi faccio sempre i bagni. Ma dove se li fa questi bagni? Mare Chiaro. Ma lei abita lì? No. Va lì per fare il bar. Barche ne ha? No. Gioca a tennis? Sì. Ecco. Gioca a tennis, Silver, il tuo occhio lungo l'ha individuato. È il suo, è meglio il suo diritto o il suo rovescio? È il mio rovescio. Alla Musetti, insomma, va bene, grazie. Allora, non resti con noi e commenti se vuole anche il discorso. Adesso glielo faccio salutare subito. Volevo soltanto capire che cosa ne pensate di questa formazione. Io l'avevo, diciamo, un po' anticipata perché avevo colto qualcosa, ma l'impatto che ha il tifoso, ormai siamo tutti evoluti, non vi permettete di parlare di turnover, mi raccomando, eh? Tutti titolari. No, assolutamente, tutti titolari. Dica anche il suo nome. Sono Pasquale da Ischia e saluto tutti i miei amici, in particolare a Serrara Fontana. E niente, no, sicuramente quest'anno abbiamo la fortuna di avere una rosa innanzitutto molto profonda, soprattutto tutto l'aspetto tecnico e tattico, e insomma per me effettivamente sì, sono tutti titolari,
del resto si vede quando scendono in campo. Cioè, là non è che c'è chi gioca di meno, chi gioca di più, là giocano tutti, si sentono tutti parte del progetto, e per me è una cosa bellissima. Questa, io penso, è una cosa che nello spogliatoio ha creato assolutamente mister Spalletti. La zattera, sa chi è? No. Lo Bottoca, la zattera è la, diciamo, l'ancora di salvezza, è il salvagente al quale ti aggrappi, un po' più grande, insomma, non manca mai, neanche stasera. L'osservazione importante è il fatto che lo Bottoca giochi, perché comunque è il faro del nostro centrocampo, è molto importante per il gioco del Napoli, quindi sono contento per questo. Mi aspettavo qualche cambio in meno, però sono convinto che il gruppo, ormai c'è una squadra unita, giocano a memoria, e quindi mi aspetto buone cose anche da questa formazione, vinceremo. Grazie, io vi libero, così potete entrare allo stadio, passo alla mancina mia, vostra fermati destra, come ama dire Silver. Ita, fermati sì. Un secondo solo, perché, no, questa sì. È una comunicazione del nostro live, perché tutto sempre rigorosamente in diretta, vedo al di là del vetro, è rimasto, si è intrattenuto anche il nostro direttore, il nostro Tony Iavarone, ma non è che riuscite a dargli un gelato al volo, così lo coinvolgiamo per un attimo nella chiacchierata, così come faceva Guardì in una celebre trasmissione fino a qualche anno fa. Vediamo un attimo, intanto Ita, c'è Giovanni che sta attrezzando il microfono, vengo subito da te, facciamo anche la voce fuori campo, così facciamo l'irruzione, il comitato di redazione, il comitoni, ci sta anche il comitoni, allora... Appena siete pronti me lo dite, così poi torniamo, vedo anche Maurizio Zaccone, perché ci sono tante notizie, ragazzi, sono attimi di tensione per i tifosi della Juventus, non solo per la scoppola di ieri, l'ennesima in questa stagione contro il Benfica, ma per tutto Juventus. Quello che sta venendo fuori, hanno trovato anche la famosa carta della sottoscrizione con Cristiano Ronaldo. Allora, siamo pronti? Salva, sì, Tony, buonasera. Buonasera a te. Dalla regia. Dobbiamo sentirlo però. Buonasera, mi senti? Sì, ora ti sentiamo, benissimo. Allora, che cosa ti sembra di questo inizio scoppiettante in studio? Italia è galvanizzata con tutti i suoi ospiti, tocca solo al Napoli, troppi cambi secondo te? Ma io credevo che Spalletti ne facesse di meno, ma è una mia impressione. Poi non seguo come Italia e gli altri colleghi cronisti sportivi quotidianamente il Napoli, però a Spalletti, che ormai vola molto più veloce di un satellite, bisogna dargli credito, quindi sa benissimo quello che sta facendo, perché la partita, come dicevi anche tu, è importante, perché mettersi lì al primo posto significa evitare una bella serie di squadre scomodissime, il City, il Bayern e via dicendo. Per una volta, chissà, forse siamo troppo in anticipo, ma vuoi vedere che il sorteggio per una volta può essere favorevole al Napoli? Prima a sorridere ancora di più sarebbe Aurelio De Laurentiis. Solo di vittorie, quindi di premi, sarebbero con questa di stasera 14 milioni di euro. Ma De Laurentiis... Io ho avuto, diciamo, il piacere di conoscerlo molto prima che lui prendesse ufficialmente il Napoli, perché al mattino avevamo indicazioni ben precise di che cosa stesse per accadere, perché c'erano dei rapporti tra la collega Tittafiore degli spettacoli con Dino De Laurentiis. Ma De Laurentiis, voglio dire una cosa, non è che se si trova lì a vincere qualcosa dice fermatevi perché vi devo pagare il premio, è tutt'altro. Assolutamente, così sfatiamo anche un'altra leggenda popolare di qualche stagione fa. Andiamo da Italia, eccoci Ita. Eccoci. Vai. Riprendi. Sì, allora Silver, continuiamo. Vai. Riprendiamo il nostro discorso tornando qui allo stadio Diego Armando Maradona, cominciando con una notizia di cronaca: circa 45.000 spettatori presenti questa sera allo stadio, mentre invece anticipiamo ci sarà un sold out per quello che riguarda la partita con il Sassuolo di sabato prossimo alle 15. Allora, voi avete la passione che vi brucia, e quindi in questo momento fremete perché volete entrare all'interno dello stadio. Nel frattempo si alzano le note che coinvolgono tanto i tifosi, ma le sensazioni, karma ma con calma, il destino che sembra portarci verso qualcosa, una immagine indelebile, 33 anni a questa sciarpa, che cosa pensate? No, carica Maradona che diceva siamo solo contro tutti perché l'Italia ci odia, oggi ancora di più.
abbiamo un governo a trazione più che leghista e si vede nel calcio di come ci discriminano. Però ti devo dire che onestamente io fino a questo momento non mi lamenterei della situazione. Siamo primi in classifica al momento, speriamo di esserlo contro tutto e tutti come dobbiamo. Ma noi pensiamo positivo, perché pensar bene fa andare le cose bene, come vincere aiuta a vincere, vero Maurizio Zaccone? Certo, senza... C'è Silver. Ciao Silver, ciao Arturo, ciao Salvatore, ne ho visti qualcuno dal cellulare. Ragazzi, che dobbiamo dire? Siamo qui, ci crediamo sempre, ovviamente noi non ci facciamo abbattere, almeno ci proviamo e pensare positivo, calma, ma con calma, mi piace come motto e slogan di questa stagione. Perché non ci facciamo abbattere? Cosa potrebbe abbatterti in questo momento? È la realtà che abbiamo una tendenza all'esaltazione improvvisa e a volte anche al deprimerci. Ma non è giusto però, Maurizio, godersi delle vittorie, perché ogni vittoria è un momento da staccare dal contesto, poi i conti si fanno alla fine, ma pensare poi di anticipare la sofferenza che un giorno potrebbe arrivare lo trovo autolesionista, no? È sbagliato ed è un riflesso automatico che a volte succede quando hai le scottature del passato, però io sono per questa linea di pensiero, ci godiamo il viaggio perché poi alla fine è quello che rimane. I trofei riempiono le bacheche e a volte sono anche di una sostanza più di cartone che reali, ma il viaggio quello è una cosa che è personale, emozionale e quindi rimane. Quindi me lo... Allora sapete che vi dico, che secondo me questa squadra sta andando così bene, lo chiedo a Pietrangelo Chierchia, perché non ha retropensieri, perché non ha vestuto il 2018, perché loro giocano per divertirsi e non sono condizionati da nulla. Sei d'accordo con me oppure no? Sono d'accordissimo, rispecchia anche un po' il mio carattere. A me, se non dico che se si vince e se che si perde, è uguale, però insomma io preferisco, io mi emoziono quando vedo la maglia in campo, quando vedo la maglia azzurra in campo per me mi sciolgo, io già sto in ansia prepartita. Ciao Silver, ciao Salvatore, saluto a tutti in studio, perciò in questo momento mi stai prendendo in un momento particolare, sono ansioso. Fai vedere la mano, fai vedere le mani. Guarda qua, no, devo entrare ragazzi, devo entrare perché... E allora ti facciamo entrare ragazzi, grazie. Io adesso voglio liberare anche Salomè. Salomè, raccontaci la cosa brutta che è accaduta allo Stadio Olimpico dopo Roma-Napoli, durante Roma-Napoli. Allora, diciamo che lì ci sono stati gruppi georgiani che sono venuti dalla Georgia appositamente con le magliette con 77 scritto sulla schiena. E dopo il gol di Osimhen è successo una cosa non proprio bella. I romanisti non hanno gradito... i romanisti non hanno gradito il fatto che i georgiani hanno esaltato il gol. E ci sono stati sia verbalmente sia, diciamo, non fisicamente, però la bandiera della Georgia hanno distrutto. Poi ci sono intervenuti i steward e hanno, diciamo, calmato la situazione, però secondo me non è bello. Lì sono venuti la gente a festeggiare quello che era in quel momento, avevano tutto il diritto, capisco che è la casa tua, però deve rispettare. Io vedo che mancanza del rispetto c'era evidente e non si deve ripetere, perché il calcio non è per la violenza, il calcio è per divertirsi sia 90 minuti sia dopo la partita, a prescindere vinci o perdi la partita. Grazie a Salomè, poi un giorno ci vorremmo raccontare cose molto interessanti ma in un contesto diverso, perché l'arrivo di Kvaratskhelia ha liberato dal tappo del dominio dei procuratori russi il calcio georgiano, quindi c'è tanto da raccontare anche su questa storia, Salomè saprà dirci i dettagli. Grazie Salomè, linea allo studio, ci vediamo grazie, quando grazie volete. Grazie Italia, rimani lì. Allora andiamo al telefono perché c'è un primo telespettatore in linea, lasciamo in sovraimpressione. Spero felice, eh? Vediamo, allora. Felice? Pronto? Non c'è più. E allora non era felice, fidati. Felice aspettava anche 8 ore. Felice avrebbe aspettato qualsiasi 8 cosa. Ore. Spiamo un attimo la passeggiata di Italia all'esterno dello stadio. Vediamo un po', fatemi vedere. Ah, caspita, credevo non sentisse. Non ci sentisse. Invece no, sta ascoltando, sta origliando. Vediamo un po', anche perché questa passeggiata ci fa capire un po' qual è l'affluenza. C'è chi mangia prima della partita per stemperare. Poi c'è una maglietta, c'è una felpa addosso che ricorda. Che sta mangiando? Panino con la frittata, come ai bei tempi. Bravo, perché si rifà la maglia che indossa, alla felpa che indossa.
il collega Salvatore Cajazza, responsabile delle pagine sportive del Roma e opinionista di Canale 8, ha detto: lei indossa una maglia che si abbina perfettamente al panino con la frittata, perché racconta i bei tempi che furono. Ma infatti è tutto voluto, guarda, maglia dei tempi di Maradona, il panino come ai tempi di Maradona. Facciamo, capito, portiamo bene, facciamo che si ripetano quei tempi. Grazie, bravo. grazie. Bravo, bravissimo. Va bene, allora noi ne approfittiamo per andare in pubblicità, così anche tu, Corrado, puoi mangiare il tuo panino con la frittata, no? No. Non tanto, no, non tanto. Mangerei altre cose. Voglio fare una domanda a proposito di questo turnover, perché si chiama turnover, cambiando sei persone. Puoi fare quello che vuoi. Devo chiedere un po' al nostro amico Corrado come funziona poi in questo momento che si gioca ogni tre giorni. Tu poi fino puoi chiedere, anche abbiamo anche un allenatore, quindi assolutamente, puoi fare quello ma lui fa il preparatore. Poi è anche strano che chiedi, non hai mai chiesto permesso. Va bene, allora. Infatti non ti ho chiesto il permesso, ho fatto una premessa. Ci fermiamo, break pubblicitario e ripartiamo. È un'anteprima. Rientriamo quando sono le 20:32 minuti, ne mancano 28 al calcio d'inizio di Napoli Rangers Glasgow. Resteremo in diretta fino alle 21 per poi riaprire il nostro post gara con le conferenze degli allenatori, dei calciatori che andranno ad alternarsi in sala stampa al Maradona, ma questo dopo la partita. Ho fatto due conti, Il professore qui ha fatto due conti, ma prima di lasciare la parola a Salvatore, perché ha le curiosità sia per Corrado che per il nostro e genere, poi ho i conti fatti qua. E ha anche i conti fatti, andiamo al telefono, primo telespettatore in attesa, in linea, pronto? Chi poteva essere? Felice, nessun dubbio. Salvatore, tu fai parte dei numeri uno. Io ti stavo aspettando, perciò quello di prima è caduto come linea, perché dovevi inaugurare tu, perché porti fortuna sempre. Salvatore, lunedì ti ho ascoltato come sempre, mi è piaciuta la tua definizione di playboy, il come i playboy, però la differenza è che vuole ventenne e non ce la fa, bravo, però non bravo. Lo vuole accettare. E però sembra dovete dire di chi si parla? Di Mourinho. Quando parla lui, tutti gli altri glielo sta zitti, non accettare le vostre domande. Non rispondo, ma vattene in Portogallo, cammina. Ah, hai ragione. In Portogallo ci manca il portoghese. Aggressivo, allora, stasera. Molto... Io come sempre, Silver, sì. Quest'anno, ma sto godendo, ma in un modo pazzesco. Mia moglie sta di là che sta guardando Canale 5 per adesso, sì. Io guardo voi e fra poco passo su Rai Premium per vedere la partita. Sempre in bassa frequenza, in silenzio, bassa frequenza. Con Carmine Martino quando fa go, sto corridoio mio, quando avevo fatto? Il corridoio! Cucina, corridoio, soggiorno, camera da letto. Grande, è un grande. Mi ha cazziato, sì? Perché mi ha fatto gridare una volta con la Roma, Nicola. E passi avanti, d'amore mio. Una volta, Nicola, passi Nicola. Avanti con la Roma. Bene. Io continuo a dire. Sì. Chi scende in campo quest'anno non cambia nulla. C'è quel Cioito Simeone che ho sentito la sua intervista ieri sera con te, Silver, ma è una cosa meravigliosa. Ti sei commosso. Commosso. Ma io se avrei una figlia la farei sposare subito, un ragazzo d'oro, un ragazzo come noi, che ha accettato di venire a Napoli coscientemente. E giustamente il nostro allenatore lo fa giocare, fa bene. Perché merita, o sbaglio? No, non sbagli mai. Felice, io ti ringrazio, ti saluto. C'è una cosa, ultima. Vai. L'ultima. Sì. Allora, Tarasquea e Mene Mappé l'hanno pagato poco, Presidente, pensaci tu, fai il contratto a vita. Ciao! Sei ispiratissimo, in grande forma. Speriamo che il Napoli sia come te questa sera. A proposito di ha fatto anche una bella rima. Ed il contratto ha parlato giunto lì, ha detto ciao, è incedibile, così Felice. Ciao, Felice. Sta tranquillo, ha detto incedibile, a gennaio non faremo niente, né in entrata né in uscita. Io devo salutare Angelo che vi saluta, un tifoso ciao, che ci segue e vi segue sempre. E vi devo dare la notizia dell'Atletico Madrid fuori, quindi niente incrocio col Cholito Simeone, perché incredibilmente il Bruges già qualificato è stato battuto 3-0 dal Porto,
quindi loro due si giocheranno il primo posto e quello è un bel girone dove andare a pescare, o prima e seconda non sarebbe male, Porto e Bruges. Prima delle domande, scusami perché ci sono due ospiti. C'è Davide Nicola là. Sì, di eccezione con Italia. Torniamo al Maradona anche perché abbiamo 8 minuti a disposizione. Ita, vai! Allora, innanzitutto c'è Antonio che desiderava tanto salutarti. Alla notizia che ci fossi tu in conduzione, le lacrime hanno riempito i suoi occhi, infatti sono ancora rossi. Puoi dire quello che vuoi a Silver. Ma lui lo sa che la voglio bene. Non è bisogno che... già lo sa che la voglio bene. La formazione l'hai vista, Antonio? No. Ci sono diversi cambi, ma quello che conta è? Ma io dico una cosa, lo scudetto lo vince sicuro il Napoli. E dico un'altra cosa, il Napoli arriva pure in finale di Champions League. Finale di Champions League e scudetto. C'è chi ha pronosticato addirittura il triplete e insomma forse si vola troppo alti, ma per adesso noi ci godiamo ogni vittoria. Lei è una sciarpa storica. Sì, questa c'ha 30 anni questa sciarpa, è storicissima. Si stanno riproponendo dei temi statistici dell'epoca dello scudetto, lei che ne pensa? Dell'epoca dello scudetto, sì, buonasera. Sì, si sta volando, diciamo, si sta fantasticando un po' con la memoria. Diciamo che in questo momento il Napoli sta andando bene, godiamoci queste partite, godiamoci queste vittorie. Poi piano piano alla fine poi tiriamo le conclusioni. Comunque per adesso sta bene, la squadra sta bene, il gruppo è combatto. La prima cosa è il gruppo, quando il gruppo è combatto si va sempre bene. E proseguiamo su questa strada e vediamo dove arriviamo. Stasera la partita è importante, anche se loro hanno 0 punti, però è una partita importante. È da prendere con... E loro sicuramente, i ragazzi in campo lo sanno bene. Lo sanno bene. Spalletti non molla niente. Silver, linea a te. Grazie. Ma com'è che si è messa la mascherina? volevo fare una domanda a Corrado, no? In virtù di questo Tour de Force fino al 12 di novembre, dove il Napoli deve cercare, al di là della Champions, di mantenere il primo posto, perché c'è il Sassuolo, c'è l'Atalanta e si chiude poi con l'Udinese. Secondo te questo giro di turnover era necessario o si poteva ancora puntare sugli stessi? Ma guarda, guardando il valore degli avversari, secondo me Spalletti ha fatto benissimo. Anche perché se vai a guardare la squadra, cioè, non mi sembra che ci siano giocatori deboli o scarsi. Cioè, guarda i tre davanti li vorrebbero tutti in Europa, tutte le squadre li vorrebbero. Quindi non credo che siano giocatori che non daranno il 100% e faranno rimpiangere i colleghi che non giocano. Quindi alla fine credo che Spalletti abbia fatto benissimo. Ma secondo me c'è una grande differenza rispetto al turnover che vedemmo con Lecce, ad esempio, e a oggi, che sono passati delle settimane. Quelli che all'inizio mai non si conoscevano quella sera, avevano giocato poco, e in quella gara si vide molto, no? Questa incapacità forse di legarsi. Stasera parliamo di giocatori che sono, come giustamente diceva Corrado, integrati, no? Raspadori ormai esploso. Già siamo a un momento Simeone della stagione dove segnando. Ci sono stati Io penso tanti che allenamenti, stasera, tanti... al di là dell'aspetto fisico e atletico, che Corrado ne sa molto di più di noi, però anche sul piano proprio logico, stasera forse ci stava questo turnover. Ma guarda, saresti rimasto sorpreso se magari la squadra era diversa, ma contro i Rangers, sai, se non fai giocare alcuni giocatori contro una squadra che ha fatto un solo gol, contro una squadra che... Infatti ci sono dei momenti dove puoi fare delle cose e no, forse questa di stasera è stato un azzardo, anche se restano degli intoccabili, perché Kim ormai le gioca tutte, ci sono, Di Lorenzo, Lobotka, che Mario Rui che è il titolare, diciamo, no? Ci sono dei punti più fermi, o meno ci sono dei punti fermi. Bene. Curioso di vedere questo Raspadori a sinistra, l'avevamo visto un po' sul campo della Lazio. Sono curioso di vederlo. Ma oggi. Comunque. Fammi salutare prima Italia, perché così la liberiamo. Dai. Consentiamo di raggiungere la sua postazione in tribuna stampa. Ita, vogliamo ritrovare il tuo sorriso così dopo la partita, ok? In conferenza stampa. Parola d'onore. Grazie, a dopo Italia, grazie. Chiudiamo il collegamento. A dopo, ragazzi. Fuori grotta, ciao. I numeri, e anzi, salutiamo al telefono. Chi c'è in attesa? Pronto? Ciao Silver, sono Angelo. Ah, Angelo, allora aspetta un attimo. Che Angelo è Angelo, il presidente dello Juventus Club di Piedimonte Matese ed è uno che non si è mai tirato indietro quando ha dovuto prendere a calci nel sedere i rappresentanti del suo club del cuore. E questo è il momento di confessarsi, questo è un momento delicato. Angelo, siamo contenti di averti al telefono. Che ci racconti? Veramente,
veramente era tanto tempo che cercavo, però senti, allora prima di tutto buonasera a te e ai tuoi ospiti. Sì. Niente, volevo dirti che tu penso che c'era qualche cosa registrato, ce l'hai. Sì. Io te l'ho detto un sacco di volte, quando gioca pure Ponticelli gioca l'Italia. Certo. Allora stasera non gioca il Napoli, ma bensì gioca l'Italia. Ieri sera non ha giocato la Juventus, ma ha giocato contro la Juventus. Tu dici perché? A Piedimonte hanno anticipato il Capodanno. E non è giusto. Secondo me non è giusto. Perché malaguratamente non succede, anzi non deve succedere. Poi verranno ripagati con la stessa moneta. Ma non credo a Piedimonte. Non succede, però. Perché te l'ho detto un sacco di volte, io te lo dico a denti stretti. Voi oggi sia in Italia che in Europa non avete rivali. Non ce ne state nessuno. Fatta la forse l'eccezione, Manchester City, forse. Un poco il Real Madrid, se no non ce ne sta per nessuno. L'unica cosa che mi dà fastidio, Silvia, sì? Se ti vai a guardare le registrazioni, io te l'ho detto un sacco di volte, questi signori con la M maiuscola, se no subito caccio il cartellino rosso, non sono nemmeno degni di essere chiamati tifosi della Juventus, perché quando si vince siamo tutti sul carro dei vincitori, sì. Quando si perde Allegri, io l'unica cosa che ti voglio dire, mi sto meravigliando io come tifoso bianconero, sì. Vorrei dire tre parole a Elkan, quando puntini riesci a farlo, cioè quando i pigli tutti quanti li metti da chi le secchi neri li porti verso fuori Torino, forse si riuscirà a vincere qualcosa. Secondo poi me un'altra cosa, secondo me lo faranno prima di lui, ci penseranno altri. Però è tutto da vedere, eh? È tutto da vedere. Prima di lui in che senso? No, vabbè, pensavo tra me e me. Cioè, prima di Elkan, qualcun altro lo farà prima. Aspettiamo. No, non credo, perché se non interviene lui, non credo. Vabbè, comunque. Poi un'altra cosa, tu ti ricordi il grande Diego? Come tutte no. Tutte le volte che si doveva fare una partita importante del Napoli, sì. Usciva qualche notizia. Sì. Napoli, così, Maradona, si è fumato tutto per su. Ma non ce ne frega proprio. L'importante è che lui sul campo dava quello che doveva dare. Ieri sera, queste notizie che sono uscite pure, ma sono mesi che è stato pure. No, sono anni e anni. Sono sempre le stesse. Cambiano gli argomenti, ma la tendenza è quella. Quindi sono anni, sono decenni. Ha maggior ragione, ma senza levare niente a Liverpool, al Benfica, che ieri sera se non. Non avevo un attimo di paura che la partita veniva 28-1, non 4-3, 28-1. Non c'era bisogno di far uscire quelle notizie. Ma no, Angelo, devo salutarti perché abbiamo la sigla. Ragazzi, sì, sì. Grazie Angelo per aver chiamato, ma è mai possibile il tifoso della Juventus fa sempre confusione? Guarda che voi, anzi, si è molto tutelati sulle notizie, perché c'è la lauta prebenda che impedisce alle notizie di essere notizie. Comunque volevo dire ad Angelo che hanno acceso i fuochi d'artificio a Piedimonte Matese perché il market pool con la Juve fuori dà altri 2 milioni di euro. Quello era Aurelio che li ha accesi. Altri 2 milioni di euro in più a Napoli che si qualifica. Allora, dobbiamo salutarci, Angelo, e viva regole, leggi e sentenze. Sempre. E grazie a Salvatore Cagliazza, Corrado Saccone, Arturo Minervini, Gennaro Scarlato, ci vediamo alla partita e poi dopo la commentiamo insieme a voi. Ci rivediamo dopo, forza Napoli. A più tardi.